Eccoci back qui col Dave, DJ Producer. Abbiamo avuto una richiesta da DJ Glom82 che ci chiedeva un po' di informazioni. Qui vedete il suo messaggio e ne ho approfittato per portarvi un nuovo video dove vediamo appunto di risolvere o trovare delle vie per ovviare a questi problemi legati all'analisi dei brani e la rilevazione automatica dei BPM. Quindi vi ringrazio per essere qui sul mio canale, vedere questo video e procediamo. Vai! Quindi vediamo un pezzo anni 70 che è suonato e quindi il BPM non rimane costante perché non è fatto completamente al computer in una DAW e quindi è suonato e ci sono delle variazioni di tempo. E io ho due approcci, principalmente uno è facendo l'analisi tradizionale del brano. Quindi analizza brano standard andando a puntare all'incirca sui range di BPM che il brano può essere, quindi ad esempio 68-135. Applico l'analisi e vediamo che il brano sostanzialmente viene rilevato a 111,66, quindi abbiamo anche i decimali. Possiamo anche, diciamo, arrotondare i BPM, quindi togliere i decimali, non facciamo altro che fare l'analisi normale. Qui ce lo trovo a 111,66. Andiamo in... siamo in export mode, andiamo in grid. Diciamo che lo vogliamo a 112, lo ricarichiamo doppio clic. Doppio clic. Ce lo carica a 112, ci troviamo la parte da mixare, quindi da creare l'hot cue da mettere in loop. Specifichiamo che questa parte qui, quindi ingrandiamo, togliamo il quantize per farla, per mettere l'indicatore di battuta preciso senza quantizzazione. Premiamo questo bottone qui, imposta la prima battuta di una misura sulla posizione corrente. Andiamo a sentire il loop di 8. Qui possiamo, ecco, attivare il quantize prima di creare il loop. Perfetto. Proviamo a sentire se funziona. Ecco, qua è leggermente fuori. Quindi cosa facciamo? Riandiamo a zoomare, togliamo il quantize, ci mettiamo... Tac. Ci mettiamo qui e... premiamo, fai una regolazione dalla posizione attuale. Perfetto, lui ci sposta la battuta qui. Andiamo a riascoltare. Eccolo qua. E ce l'abbiamo dritto, ok? Questo può essere un modo, altrimenti... un'altra modalità un po' più lunga ma più certosina è quella di andare a fare l'analisi del brano in modalità dinamica, specificandogli sempre il range, quindi sappiamo che è attorno ai 112, va bene questo, lo facciamo rianalizzare. Modalità dinamica, lui va, diciamo, ad aiutarci a sistemare un attimino i cambi di tempo, anche se non sarà perfetto a prescindere. Proviamo a partire dall'inizio e vedere come gira il brano. Ci spostiamo, vedete che qua adesso me lo segna 110,94. 110,94. Ecco che ha cambiato in maniera dinamica, quindi lui dinamicamente ci dice a quanti BPM è. Quindi sostanzialmente la procedura certosina da fare è quella di andare in grid, attivare il metronomo dopo aver fatto l'analisi dinamica, specificare lo start, quindi diciamoli per esempio che questo vogliamo qua all'inizio. Qua è già fuori, quindi gli diciamo, andiamo qua, sull'altro beat,
e gli diciamo fa una regolazione della posizione attuale, quindi praticamente adesso lo rimette in griglia, quindi qua. Qua è già fuori, quindi proviamo a rifare la procedura così. Eccolo. Qua siamo ancora un po' fuori, proviamo a metterlo in griglia. Ta, ta, ta. Qua è in anticipo perché andrebbe qua. Là. Qua inizia ad andare un po' fuori. Qua vediamo così. Qua ancora un po' fuori. Ta. Proviamo così. Qua quindi sostanzialmente la procedura da fare, quella proprio fatta bene bene, sarebbe questa di andare a attivare la modalità, l'analisi dinamica, quindi selezionare il brano, cliccare qui, analisi modalità dinamica, dopodiché partire mettendo il brano in griglia con l'imposta battuta di prima misura, e dopo man mano andare a fare questo lavoro qua utilizzando questa funzione qua. Fai una regolazione della posizione attuale aiutandoci col metronomo. Non dobbiamo metterlo dritto tutto dall'inizio alla fine per 6 minuti, 7 minuti di brano, ma magari la parte in cui ci interessa entrare per il mixato, che ne so, 32 battute, possiamo anche sistemarcele con il sistema, diciamo, manuale di suddivisione della griglia, impostandolo, sfruttando in export mode l'opzione grid. Il tasto che ci interessa è imposta la prima battuta di una misura sulla posizione corrente, e questo va fatto sulla prima battuta da cui noi vogliamo entrare. Dopodiché tutte le altre modifiche vanno fatte usando questo tasto qui. Fa una regolazione della posizione attuale. Questa procedura qua però è meglio farla con l'analisi dinamica, avendo fatto prima l'analisi dinamica. Ok? Quindi analisi dinamica e poi questa procedura qua. Si può fare questa procedura qua? Sì. È più complessa? Sì. È lunga? Sì. Quale delle due va meglio? Questa qui sicuramente, fatta in maniera certosina. Altrimenti, per farla, diciamo, più breve, io consiglio di lavorare mettendo in griglia il brano su dei punti di hot cue, in modo tale che quando siete in mix, questa la caricate sull'altro deck, ve l'ascoltate in cuffia, sapete che la parte in loop con cui dovete entrare è in beat, e non fate altro che fare la transizione sulla parte che è a tempo e in loop. Per quanto riguarda invece l'analisi dei brani automatica, che vengono rilevati con BPM dimezzati o raddoppiati, come possiamo fare? Beh, intanto capire in base al genere che ovviamente drum and bass, jungle, alcuni generi techno, ovviamente quando andiamo a fare l'analisi del brano sappiamo che dobbiamo stare su una selezione dell'analisi che probabilmente è superiore ai 135, e quindi o i 155 o i 175 BPM, cioè andare a sapere che quei determinati generi ovviamente stanno su quei BPM là. Se per caso stiamo analizzando una playlist e quindi sappiamo che generalmente stanno sui massimo 135 e ci troviamo un brano che in realtà è di più di 135, cosa succede? Proviamo con questo pezzo qua, ok? Analizziamolo come se fosse all'interno di una playlist dove so che ho principalmente, che ne so, house che sta su quel genere là. Allora, ce li avrò tutti intorno ai 120, 125, 135, ovviamente andremo a riascoltarli, e questo vedo che è a 75,50. Sono in export, ho attivo anche il metronomo, andiamo a fare un play.
sentiamo che è dimezzato. Ok? Sentiamo proprio ad orecchio che è dimezzato, quindi quando troviamo questi BPM qua sappiamo che non è corretto, ok? Quindi è sicuramente è il doppio, ok? Quindi andremo a fare un'analisi aumentando il BPM dell'intervallo BPM di analisi. Quindi sarà sui 100, cos'è? 714 più 5 sui 150, quindi andiamo a rianalizzarlo e vediamo che poi il BPM è corretto. Ovviamente immagino che tutti voi andrete a riascoltare i brani che avete caricato o per avere un'idea di come funzionano, di capire la struttura o di andare a fare degli out cue, quindi bene o male andate sempre a riascoltarveli e vedete poi se c'è qualcosa che non funziona nei BPM, no? Eccolo qua. E sappiamo che è giusto. Questo è un po' il metodo. Il metodo è quello tradizionale di andarsi ad ascoltare i brani e ovviamente Rekordbox o i software adesso di DJ ci aiutano molto con l'analisi dei BPM rispetto ad una volta che bisognava andare completamente ad orecchio, però l'orecchio serve sempre. Qui abbiamo anche ovviamente un aiuto visivo e ci rendiamo conto sia visivamente che poi andando ad ascoltarlo anche attraverso il metronomo che probabilmente il brano è dimezzato per un problema di analisi. Ripeto, di solito si butta dentro una playlist dove ci sono 10-15 brani, sappiamo che quella playlist è genere tech house commerciale, quindi sappiamo che gireranno probabilmente intorno ai 123-130 bpm. Ci sarà qualcosa che probabilmente suona magari a 135-150, ma lo vediamo perché ci viene dimezzato, perché il range di analisi dei brani lavorasi su dei range molto ampi, ma ovviamente possiamo beccare un brano che non rientra in quel range lì e quindi ce lo troveremo dimezzato. E quindi semplicemente andiamo a riascoltarcelo, vediamo al BPM che c'è qualcosa che non quadra, perché appunto da 151 era 75, e quindi ovviamente andando a rivedere la playlist ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va. Questo è quanto, spero di aver risposto al quesito. E questa cosa dell'analisi dimezzata o raddoppiata vale anche sui brani, magari appunto come diceva DJ Gloom, brani trap, quindi stiamo molto attenti a riascoltarli e a rianalizzarli, soprattutto se stiamo facendo un'importazione di 15-20 brani, poi andiamo a riascoltare e andiamo a controllare anche se i BPM tendenzialmente siano similari, quindi ricordiamoci un attimino a quali BPM i vari generi sono stati composti e quindi abbiamo già, diciamo, una chiave di lettura diversa. Vi ringrazio per aver visto questo video, vi aspetto alla prossima, aspetto vostri feedback, commenti, like e ci vediamo prestissimo. Qui col Dave, sempre buona musica a tutti voi, yeah!